ma tra poco Red Scorpion contro Neon, contro Nico Narciso, in palio il titolo del Bologna Wrestling Team. Questo match sarà valido per il titolo PWT. A fare il suo ingresso, avete già visto nel primo stage, il dottore mascherato più famoso d'Italia, Red Scorpion! E ci siamo, ragazzi, siamo pronti a quello che sarà uno showcase del Bologna Wrestling Team, come dicono gli americani, una bella vetrina per questa scuola di wrestling capitanata proprio dall'uomo che sta facendo il suo ingresso in questo momento, uno degli atleti più vincenti in questo 2017, Red Scorpion, ragazzi. Non esagerava il nostro Rick Annunzio Serini a definirlo uno dei lottatori mascherati in Italia. Assolutamente, molti lo definiscono il best in Italy. Soprattutto in quest'anno direi che ha pochi rivali Red Scorpion. Adesso può tornare, può tornare quest'annata, tanto a vincere anche il titolo della sua federazione. Esattamente, questo sarà un inedito, nella storia del PWT non c'è mai stato questo match. L'altro sfidante, l'avete già visto prima, in coppia con il campione fra l'altro. Lui è Nico Narciso! Eccolo qua, il secondo partecipante a questo Triple Threat Match, Nico Narciso, colui che forse sulla carta è l'underdog di questo match, però fate molta attenzione perché Nico Narciso è considerato da tempo un atleta in rampa di lancio, ha tanta fame di successo, ha tanta intelligenza, ha tanto talento e quindi potrebbe essere la sua serata buona. Nico Narciso, per come ricordava Zerini, abbiamo visto anche nello stage 1 proprio in coppia col campione. In coppia con Leon, ha provato l'assalto ai titoli di coppia della Bullfight senza successo. Ed ora è il momento del campione BWT, 110 kg di pura potenza, lui è ed eccolo qui invece il campione della BWT, uno degli atleti più grossi e muscolosi del panorama italiano, 110 kg di potenza pura, Leon! Eh sì, è stata giusta la definizione quella del nostro ring announcer Francesco Gerini, un vero e proprio mastodonte. Oh, ma Red Scorpion comincia subito a giocare con la tenuta psicologica, oserei dire, di Leon, va a prendergli la cintura e ad alzarla al cielo. Questa è una mossa, potremmo dire, quasi d'esperienza. Sì. Uno dei modi migliori per battere un bestione come Leon, probabilmente quello di farlo incazzare e di fargli perdere il controllo. Leon Bion, che tra l'altro in sentito mi spa proprio tanto per sport, e due c'è un'accesa rivalità che ha visto sfruttarsi svariate volte. E questa sera si aggiunge anche Nico Narciso all'equazione. Vediamo, i tre si conoscono benissimo, ovviamente si allenano insieme. Certo, sembra esserci anche un'alleanza contro il veterano. I due allievi contro il maestro. Red Scorpion prova a divincolarsi, ma per adesso sembra davvero esserci questa alleanza a Leon e Nico Narciso.
è un'alleanza del tipo togliamo di mezzo lui e poi ce la vediamo tra di noi. Mamma mia, messo a terra Jack Scorpio, messo a terra. Vediamo Red Scorpio la protagonista dell'opener di questo Tyler Rice, una solida vittoria contro l'australiano Josh Shooter, e vuole fare doppietta stasera, dropkick che va a stendere entrambi i rivali. Dei tre partecipanti a questo match di fatto è l'unico che ha subito una vittoria già in questa serata. Eh sì, diciamo che Narciso e Leon sono fatti fregare i titoli da sotto al naso perché erano in 2-1. E invece il provvidenziale intervento di Kronos ha salvato i titoli degli Dumpers. Questa potrebbe essere quasi una vostra punta a favore di Scott, perché magari, come si è dimostrato anche il match di ferito di coppia dello stage 1, Nico Narciso e Leon soffrono un po' i colpi di freddezza. Un pochino di inesperienza. Esatto, quindi Scorpio, che dalla sua anni di esperienza, potrebbe sfruttarlo a suo favore. 10 anni e passa di esperienza per l'atleta mascherato, per lo Scorpione. Adesso chiama il pubblico, ma attenzione, attenzione a Leon, che lo va a prendere. Dropkick in faccia da parte di Narciso. Continua questa alleanza da parte degli allievi, che vanno giù molto duri. Sì, entrambi lottatori molto fisici, come stiamo vedendo in queste fasi iniziali. Stanno quasi facendo a gara a chi suona meglio il maestro. Eh sì, tra l'altro poi mi sta facendo anche le stesse manovre praticamente. Sì, manovre illegali, ma l'arbitro non può fare nulla, non ci sono squalifiche in un triple threat match. Guarda qua. Sì, come nulla vieta di allearsi su un triple threat match, almeno fino a quanto legge. Esatto, abbiamo detto nel match precedente. La vittoria va a solo una persona. Però prima per adesso, per adesso. Oh, attenzione, attenzione! No, niente, tutto a posto. Sì, tutto a posto, come no? Qua Leon stava cercando di pregare il suo compagno, ma è normale. Non mi aspettavo nulla di diverso, onestamente. Body slam, parte del mastodonte, doppia rinforza, e c'è anche tempo di pavoneggiarsi con il pubblico, e giù con l'elbow drop. 1, 2, solo due. Nico Narciso ha reso il favore a Leon, eh? No, niente. sì. Vabbè, proseguiamo. Comunque sembrano entrambi abbastanza scemi. Vero? Viene da chiedersi se ci sono o ci fanno in questo momento. Sì, esatto. Vabbè. Ancora. Intanto lo Scorpion continua a subire le angherie di entrambi. Non riesce a trovare nemmeno un attimo uno spiraglio. Adesso Narciso va con il pin, ma stavolta lo fa davanti a Leon. Adesso non la prende bene. Oh, adesso hanno capito che stavano cercando di fregarsi a vicenda. No, è scatta la lista anche delle due adesso. Ma non lo smuovi. No, Leon non lo smuovi così. A palanca. E lui è a puntare in corsa. Face slam clamoroso. Va a piantare la faccia a terra. Attenzione, attenzione a Scorpio, l'esperienza, la furbizia! Per un attimo! Non ce l'ha fatta! Ha tentato il colpaccio di Scorpio, niente da fare! Nel frattempo non può riprendere, ha ripreso il fiato! Ora va con i 10 punti! Narciso va contro Leon, poi schienato dal Red Scorpio, solo due! C'è il ritorno di Leon! Travolto. Ancora l'alleanza di nuovo? ci riproviamo. Sì, ma immagino quanto funzionerà bene questa alleanza adesso.
facciamo finta che non sia successo nulla. No, no, no. Tutto bene, adesso andiamo con questo doppio suplex. Che va a segno. Certo, Red Scorpion mi sta prendendo veramente tantissimo in questo match. Per i tre quarti del match è stato un 2 contro 1. Magari sono rimasti la testa, con la testa con GC giunta, adesso non ancora match di coppia. Chissà, può darsi. Però Scorpio ci riprova. Va ad anticipare il Narciso. Stesso adattamento anche per Leon. Grande momento per Scorpion, che può atterrare entrambi gli avversari. Lo fa adesso con un crossbody della terza corda. Braccio teso per Narciso. Uppercut per Leon. Braccio teso ancora per Narciso. È rimasto in piedi Leon, il campione. Allora, body slam su Nico Narciso, giù le spalline. Allora. Una bella senton. 1-2. Oh, attenzione, attenzione a Leon. Che va a colpire Nico Narciso. Grande esperienza qua da parte di Scorpio, che vede arrivare Leon e si sposta il tempo. Oh mamma mia, chop sonora sulla schiena di Narciso. Narciso non ne ha più, ma cade, oh. Cade anche Leon, non cade in un posto molto bello. No, per niente. Occasione d'oro veramente per Red Scorpion, che ha colpito entrambi gli avversari e gioielli di famiglia. Vediamo. Scorpione va a pungere lì, lo fa più male. Però Leon va dentro, devastante. Schienamento, no. C'è Nico Narciso. Nico Narciso che va a prendere Leon, prova l'Ampriter. Lo scaramento addirittura fuori dal ring. Via, con una spinta. Narciso finisce fuori dal ring, se ne sono perse le tracce. E adesso sul ring il campione Leon e Red Scorpion, che evita l'assalto. Attenzione! Wow! Distrazione di potenza qui di Scorpion. Oh, attenzione però a Narciso! Narciso tenta il colpaccio! Vai, veloce! 1 e niente, rovesciato! 1, 2 e 3! Quindi secondo match titolato di questa serata e seconda difesa che è avvenuta con successo. Leon ancora campione. Tra l'altro seconda difesa titolata arrivata con una coppa di giustizia. Eh sì. È andato a rovesciare lo schienamento. Oh, Red Scorpion però non l'ha mandata giù. Mi va a mettere KO. Gli ha rubato la vittoria. Va a mettere il KO il povero Nico Narciso. Il Giulio chiede one more time. Ma no! Basta, non ci basta! Ma no, ma non ha fatto nulla di illegale! Così si impara! Ma cosa? Povero Nico Narciso! Ole! Di nuovo! Scaraventato a terra! Vai a rubare la vittoria a Scorpio che poi deve spiegare così! Lo Scorpion è l'uomo in piedi alla fine di questo match, però il titolo è ancora nelle mani di Leon. Abbiamo vinto un'altra occasione, magari senza l'archivio di me, ma ci sarà anche un'altra occasione per me.